Nel giardino, oltre al torrente Europa, la cui vicinanza tra poco vi costringerà ad alzare il volume, si incrociano altri piccoli ruscelli e anche un laghetto. Essi, come del resto il giardino, sono di origine artificiale, ma non per questo meno interessanti per la vita che ospitano. La vegetazione amante delle zone umide viene anche detta igrofila e caratterizza gli ambienti dove vi è un costante apporto d'acqua. In particolar modo ad Europa, con dati raccolti già fin dal 1872 dall'Osservatorio Meteosismico del Santuario, si evidenzia una piovosità eccezionale. In questo settore delle Alpi occidentali le precipitazioni sono sempre abbondanti e la causa è da ricercare anche nella particolare conformazione della valle. Qui le masse di aria umida provenienti dalla pianura sono costrette a risalire ai versanti dove, condensando, danno origine a fitti annuvolamenti improvvisi o a nebbie ristagnanti. Probabilmente risale anche lo smog, ma sicuramente il vento riesce a disperderlo, quindi potete continuare a respirare normalmente. Se l'abbondanza di acqua è solitamente un fattore favorevole alla crescita delle piante, l'elevata pendenza, la bassa temperatura e la violenza delle precipitazioni fanno sì che questi ambienti siano severi e selettivi. Un forte acquazzone, infatti, non riesce a penetrare nel già sottile strato di terreno depositato sulle scoscese rocce sottostanti. Anzi, spesso lo dilava e lo erode, apportando più danni che benefici. È un po' come puntare la pompa dell'acqua contro le radici delle piantine di pomodoro nell'orto. Ecco perché le comunità vegetali e animali che vi si sono insediate sono più povere rispetto a quelle di pianura e costituite da specie altamente specializzate. Essere specializzati vuol dire però anche essere molto vulnerabili. Basterebbe poco, infatti, per deviare un ruscello o far sì che si asciughi una pozza in un pascolo, rendendo così inospitale il luogo in cui tale forma di vita poco prima riuscivano a prosperare. Tenetene sempre conto quando vi viene la tentazione di portarvi a casa qualcuna delle nostre piantine. Per farle sopravvivere dovreste riprodurre a casa vostra anche l'habitat da cui le prelevate. Qualche esempio di piante che colonizzano questi ambienti sono la calta delle paludi, che adorna quest'area con bellissimi fiori gialli ad inizio stagione, e poi l'aconito vulparia, con le sue infiorescenze a pannocchietta composta da tanti fiori giallo tenue, pianta molto tossica, utilizzata per confezionare i famigerati bocconi avvelenati per le volpi. Ma anche l'imperatoria, utilizzata in liquoreria, dai caratteristici suoi fiori bianchi ad ombrello. E poi la cicerbita, insomma, l'elenco potrebbe andare avanti ancora moltissimo, per cui vi rimandiamo ai soliti cartellini disseminati sul percorso. Prima di spostarci, però, vi regaliamo un termine che difficilmente avrete sentito. Questi ambienti sono detti anche megaforbieti, per le dimensioni spesso notevoli che queste erbe raggiungono. Se vi ricorderete questo termine quando passerete davanti alla nostra biglietteria, vi faremo i complimenti. Ma nessuno sconto, sia chiaro, perché dobbiamo pagare i soliti giardinieri. Ora però procediamo.